Buongiorno ascoltatori, siamo con Cesarina Briante, con due bei libri sui bambini. E in uno vedo che nell'anteprima si legge Filastrocche per bambini. Perché Filastrocche e poi oltretutto cose del nostro territorio? Allora, è un libro scritto un po' sulla mia passione, che è la storia locale. Siccome che i bambini diventa difficile spiegare ai bambini un po' le origini, la storia dei nostri territori, le usanze, le tradizioni proprio di Somma, comunque della provincia di Varese, allora ho pensato di fare un libro che tramite la fiaba, il mito e la realtà racconti un po' il percorso di vita dei nostri antenati. Naturalmente tutto questo è stato fatto in tono giocoso, in tono divertente. Le filastrocche sono in dialetto, si parla di come poteva essere festeggiato una volta il Natale nella sua semplicità. E in effetti è un libro semplice, è un libro che invita a giocare, a usare nuovamente le mani, la testa, le idee e applicarle con i materiali semplici, materiali di riciclo o comunque carta, colla, forbici, in modo che i bambini ritrovino la gioia di creare loro stessi giocattoli, un po' come facevamo noi da piccoli, come facevano i nostri nonni, che con i materiali più semplici riuscivano a trarre sempre nuove idee. Siccome che poi accade che i bambini sono attratti da quello che invece è destinato agli adulti. Mi trovo spesso davanti bambini che mi dicono: "Ma io vorrei il libro della strega". Una strega, insomma, lombardo in effetti ha avuto un certo successo, però non è un libro certamente adatto per bambini. Così ho pensato di fare qualcosa su misura per loro, un piccolo opuscolo da allegare al libro Storie per bambini che vogliono imparare a viaggiare nel tempo, in maniera di permettere che i bambini si immergano un po' nel mondo della magia, ma naturalmente il libro non parla di magia, parla invece di inventare giochi, ritagliare nuovamente, ritrovare insomma la gioia di costruire da soli e per se stessi le proprie idee. Il libro è anche un invito a condividerle queste idee. E condividere le idee con altri bambini che magari, perché no, non siamo tutti uguali, hanno idee diverse, hanno usanze diverse, hanno anche delle doti diverse. Insomma, è un invito ad andare tutti d'accordo applicando la propria capacità creativa e nel contempo a imparare la storia dei nostri avi. Grazie a tutto, da Somma Lombardo, Giuseppe Priseo.